grazie. Allora, oggi torniamo a parlare di arte e di tecniche pittoriche. Come molti sanno, esistono tantissimi metodi per dipingere e alle volte si possono sfruttare anche degli strumenti che non c'entrano niente con l'arte, ma però si prestano molto bene allo scopo, con i quali poi siamo in grado di ottenere degli effetti molto belli e di conseguenza anche dei risultati molto interessanti. Non è la prima volta che vi parlo di questo argomento. Qualche mese fa vi avevo mostrato come dipingere con il caffè e anche diverso tempo fa vi avevo mostrato in un paio di video come dipingere con l'acquarello e con l'acrilico utilizzando appunto degli strumenti che poco hanno a che vedere con l'arte. Se nel caso vi foste persi questi video, potete cliccare sulle anteprime alla fine di questo tutorial che vi indirizzeranno proprio a queste lezioni. In questa occasione vi voglio mostrare un metodo molto carino per dipingere con le cannucce. Tutto quello che dovete fare è procurarvi degli acquerelli. Se non ce le avete, non preoccupatevi, perché potete utilizzare anche le tempere o gli acrilici, a patto che siano ben diluiti. Un'altra tipologia di colore che ben si adatta a questo tipo di lavoro sono gli alcol ink, ma in riferimento a quello sicuramente vedrete più avanti un video specifico, perché vorrei proprio mostrarvi come si fanno ad utilizzare. Ritornando a bomba, come supporto per la tecnica con le cannucce, io vi consiglio di utilizzare dei fogli di carta, per acquarello l'importante è che siano lisci, ma vanno bene anche dei semplicissimi fogli da disegno con una grammatura un po' più spessa, ecco, come questi qui. Altro tipo di supporto che potete utilizzare è sicuramente la tela, che andrà benissimo se utilizzate, appunto, come dicevo, acrilici e tempera. Per una questione di comodità io utilizzerò gli acquerelli. In poche parole, con l'aiuto di un pennello oppure di un contagocce non dovremo far altro che poggiare sulla carta il colore per soffiarlo via con l'aiuto della cannuccia. Allora, due sono le modalità di utilizzo. La prima che vi mostro è questa qui. Non dovete far altro che scegliere i colori che preferite. Come vi dicevo, utilizzate un pennello o un contagoccia. Li fate colare. Ops, mi è caduto anche sul foglio di carta, vabbè. Ma tanto stiamo pasticciando, perché questa è una prova, una dimostrazione. Quindi diluiteli bene. Preferite, potete anche inumidire la carta per fare in modo che si fondano bene, specialmente se utilizzate vari colori, insomma, non un colore unico, ecco. Io cerco di utilizzare colori caldi, ma non so che... In questo modo. E a questo punto, con l'aiuto della cannuccia, dovete soffiare via il colore e lo fate un po' come capita, lasciandovi guidare un po' dal vostro istinto per ottenere un risultato completamente astratto. Come vedete, è il risultato della prima modalità di utilizzo. Non badate molto ai colori, perché io li ho messi un po' così a caso, era solamente una dimostrazione per farvi capire come è possibile ottenere un risultato astratto con questo tipo di tecnica. Chiaramente potete anche abbinarle ad altre tecniche, quindi mixare assolutamente, potete anche fare un intervento figurativo, non deve rimanere per forza così, però trovo che sia veramente molto carino per dare sfogo, insomma, e dare libertà alla propria fantasia, ecco. Questo, come vi dicevo, è il primo metodo.
Passiamo al secondo metodo. Il secondo metodo, adesso giro il foglio perché questo l'ho sporcato tutto, è un po' diverso, nel senso che potete indirizzare il colore dove desiderate, cercando per quanto possibile di domare un po' questa imprevedibilità del soffio, e quindi potete ottenere in questo modo delle forme un po' più riconoscibili. Per esempio, questa tecnica va molto bene se volete dipingere degli elementi vegetali, ad esempio, se volete fare dei fili d'erba o addirittura gli alberi. Adesso, per esempio, mi va di farvi vedere come si fa a fare un albero. Chiaramente interveniamo prima realizzando un tronco, lo dipingiamo noi, cominciamo a dipingerlo perché potrebbe diventare magari un poco difficoltoso partire direttamente con la cannuccia, però è una cosa che volendo si può fare. Partiamo con il tronco, questo ce lo dipingiamo noi a mano, insomma, così. Ecco. E da qui, sempre diluendo molto il colore, utilizzando, in questo caso io utilizzo il marrone perché voglio rimanere sul realistico, voi insomma fate come preferite. Da qui poi possiamo sfruttare la cannuccia per realizzare i rami del nostro alberello. Visto, possiamo sfruttare questo metodo per realizzare invece qualcosa di figurativo, qualcosa che abbia una forma riconoscibile. Una volta asciutto poi potete aggiungere foglioline. Chiaramente anche questo lo potete fare con una delle tecniche che vi ho mostrato nel video dell'acrilico, credo di avervela fatta vedere, nel caso non ve la ricordaste o magari sono io che mi ricordo male, potete utilizzare tranquillamente un pennellino tipo questo, bagnarlo nel colore, nel colore chiaramente è abbastanza secco, deve essere abbastanza scarico, ecco, in questo modo voi potete aggiungere delle foglioline ai vostri rami, ecco. Non proseguo perché comunque l'alberello insomma non è ancora asciutto, però insomma ci siamo capiti, il procedimento è questo. Il bello di questa tecnica secondo me è che è perfetta per tutte le età, per i più piccoli, perché può farli avvicinare al mondo della creatività, specie se la si propone come una sorta di gioco, per i più grandi perché può essere usata come un valido passatempo, ma anche per quelli che non la utilizzano per uno scopo ludico ma per uno scopo un po' più professionale, per dipingere insomma seriamente, ecco. La cosa essenziale secondo me è che ci permette di esprimerci con estrema libertà, secondo me. Chiaramente se ci soffermiamo sul metodo istintivo per ottenere l'astratto è un po' più semplice, se invece vogliamo sfruttare il secondo metodo, ovvero quello di creare qualcosa più riconoscibile, insomma figurativa, c'è bisogno un po' di pratica, come tutte le cose, ma vedrete che sarà molto divertente. Quindi spero tanto che questo video vi sia stato d'aiuto e sia stato anche di vostro gradimento. Se sì, fatemelo sapere con un like o con un commento. Fatemi sapere anche se la utilizzate già, per che cosa la utilizzate, che cosa dipingete di solito con l'aiuto di questa tecnica. Per adesso è veramente tutto, vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!